thank you a una nuova puntata di Deepening e questa sera voglio proprio usare la frase che è scritta nella sigla risvegliati Alice è già disponibile un mondo nuovo e questa sera parleremo proprio di questa visione di questo modo nuovo e di questo mondo nuovo che sta arrivando con me ci sono Reinaldo Graziani e Stefano della Croix, due grandissimi amici prima di tutto, due grandissime menti prima di tutto, ma soprattutto ringrazio tantissimo l'amico Reinaldo perché è un piacere averlo qui con noi per la sua cultura, per la sua persona e per tutto quello che fa ogni giorno per farci comprendere che c'è un mondo nuovo che sta arrivando. Rinaldo, ti cedo subito la parola. A Caldo. Buonasera e grazie dell'invito e grazie a tutti coloro che cercherò di non annoiare l'intervento di questa sera. L'argomento eh, è solo apparentemente complesso, ma cercheremo di sviscerarlo. In una forma elementare, chiara, e lo scopo sostanzialmente è quello di fare una fotografia da un lato di ciò che sta accadendo, di preannunciare ciò che molto probabilmente accadrà, e soprattutto cercare di capire perché, o di spiegare perché, tutto ciò è accaduto. Eh, per certo siamo a cavallo di due mondi: un mondo che sta morendo, che si è andato ad esaurire, e un mondo nuovo che sta nascendo. Quindi, quando eh, muore eh, un mondo, un mondo nuovo eh, sorge, non è mai, eh, c'è una scesura netta tra la fine di un ciclo e l'inizio di un altro. Diciamo anzi che All'interno della fase eh, degenerativa del ciclo precedente ci sono già semi e embrioni, e suoni, e colori, e nuove rotte di navigazione per il mondo nuovo. Quindi, questo passaggio che i filosofi chiamano dalla modernità alla postmodernità genera nuovi conflitti nuovi terreni di confronto non ci sono solo scontri ci sono anche confronti e i paradigmi i parametri le forme eh, sono diverse a monte di tutto quindi noi stiamo assistendo alla terza ed ultima fase della di una guerra culturale che vede due eh, schieramenti taluni li hanno definiti le forze dello spirito contro le forze della materia e geopoliticamente è la visione unipolare contro la visione multipolare è un termine nuovo di cui cercheremo di rendere chiarezza su ciò che significa questa sera e questa terza fase della guerra culturale è stata preceduta, per essere la terza, da due fasi precedenti. Quando diversi anni fa il professor Alexander Dugin promosse questo concetto della teoria multipolare, l'ordine di scuderia era che nessuno ne parli. E doveva ehm, essere coperta questa parola da un silenzio tombale. In questo i mass media, il mainstream sono estremamente più forti di coloro che invece vogliono eh, promuovere ed affermare e divulgare una nuova idea e tutto ciò eh, ha richiesto tempo e sacrifici, ma poi alla fine questa prima fase della guerra culturale che è appunto asimmetrica ha prodotto lo squarcio del velo tombale o di silenzio che si era creato e si è passati e parliamo del 2019 alla seconda fase cioè in tutta Europa in tutto l'Occidente questa nuova visione del mondo multipolare è stata ridicolizzata demonizzata mostrificata eh, Attraverso sempre il mainstream occidentale, il eh, che eh, ha significato ridicolizzare la figura del suo ideatore, che era il professor Dugin, eh, rendendolo un personaggio poco credibile poco affidabile, mentre facevano questa operazione di mostrificazione e di ridicolizzazione il professor Dugrin veniva accolto all'università di Pechino, di Fudan in India, in Siria in Turchia dove invece la sua teoria la quarta teoria politica e la teoria la visione del mondo multipolare non solo era stata accolta ma è divenuto un 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 motivo principale di confronto e di scontro con la visione per l'appunto unipolare che ha l'egemonia degli Stati Uniti d'America. Tuttavia anche questa fase, grazie a Dio, si è conclusa e si è eh, approdati adesso alla terza fase della guerra culturale che non è più asimmetrica, cioè adesso è una lotta alla pari che... Mh, ci fa preoccupare anche di più perché è il momento in cui, se non, si, se non sono riusciti a tenerci in silenzio, se non sono riusciti a mostrificarci e l'idea si è andata sempre di più affermando, rafforzando e divulgandosi, <coughs> si è arrivati al punto di doverla contaminare, di doverla fare propria, di doverla addirittura. E separare dal suo creatore questo per tra virgolette normalizzarla e quindi in buona sostanza cos'è il mondo multipolare il mondo multipolare è un pluriversum di civiltà con una propria visione del mondo e dell'uomo e dove il dialogo è garantito dal rispetto dell'unicità eh, altrui, quindi di ogni popolo con i suoi usi, con i suoi co costumi e con le sue leggi. E questo eh, come viene combattuto? Noi eravamo in una logica di contrapposizione con quella che più conosciuta è la visione unipolare. Che si è sempre espressa attraverso il ruolo centrale degli Stati Uniti nella NATO e quindi su una superiorità militare. Tuttavia, questa, nonostante il conflitto in corso, non è riuscita ad affermarsi, ed anzi, c'è una tendenza anche a, ad abbandonarla per passare all'affermazione di altre due. Linee di pensiero. Uno è il multilateralismo, di cui sentirete parlare, che nasce con la politica estera americana dei democratici sin dai tempi della, del presidente Obama. Che è poco più di un piccolo riconoscimento alle cosiddette liberal democrazie dell'Unione Europea, che ehm, magari si illudono. Circa il superamento di quella condizione di paesi a sovranità limitata e quindi non, non diciamo, vassalli a tutti gli effetti dell'egemonia uSA. Ma eh, poiché eh, le sorti anche del conflitto, ma non solo, eh, le affermazioni del presidente. Cinese che parla di visione multipolare con una chiave di lettura tipicamente cinese, fa almeno 14 riferimenti con questa specifica affermazione, con la chiave di lettura cinese che in buona sostanza rappresentano il pensiero del professor Dugin e si è passati a un altro termine, sempre in questa guerra culturale che è il non polare, cioè il non polare supera addirittura questa visione multilaterale perché ha deciso di includere nei gangli del potere le ONG, le reti, i movimenti sociali, eh, le lobby, eh, nel coordinamento di una apparente, solo apparente democrazia globale che si fonda sui quelli che io riterrei più disvalori che valori dell'Occidente e quindi noterete che sempre più spesso sui giornali o sulle televisioni o sulle radio sentiamo parlare non so dell'AIA, del Tribunale dei diritti della Corte di Strasburgo, dell'Unione Europea che sono realtà entità che servono a a cancellare e sovrastare gli stati nazionali quindi in questo eh, conflitto noi cosa vediamo? vediamo che 5 miliardi e 300 milioni di consumatori nel mondo hanno dei passaporti che eh, appartengono a delle nazioni che non applicano le sanzioni alla Russia in questo momento, quindi ci troviamo nell'affrontare semplicemente la popolazione mondiale a vedere che oltre il 70% del mondo non solo non applica le sanzioni alla Russia, ma ritiene illegittimo o comunque eh, non più accettabile che una ristretta cerchia di persone armate fine ai denti decidono i destini degli altri paesi e su che base questi paesi e queste nazioni, queste grandi nazioni si eh, rivoltano e manifestano questa adesione alla visione multipolare? Ebbene, sulla base delle teorie di un grandissimo geopolitico americano. Il professor Huntington, che scrisse The Clash of Civilization, lo scontro delle civiltà, e creò le basi della nascita della teoria multipolare perché intitolò questo suo libro Lo scontro delle civiltà, no? Della civiltà, ad indicare che le civiltà sono due o più di due. Ci sono delle bellissime opere a riguardo che ce lo spiegano tra tutti il tramonto dell'occidente di Oswald Spengler che eh, fa emergere come in una eh, storia imperiale come quella della civiltà cinese la figura di Giulio Cesare piuttosto che di Napoleone Bonaparte e, è famosa quanto ad ognuno di noi, a partire da me, può essere famoso quell'imperatore di quella dinastia Ming di 12.000, 10.000 o 7.000 anni fa. No? E questo vale per la Cina, questo vale per l'India, questo vale per il Giappone, questo vale per un'area che va dal Nord Africa all'Asia centrale. Eh, noi possiamo trovare tante civiltà, civiltà, tante no, in verità ce ne sono almeno sette, sette di cui poi magari in un secondo intervento possiamo entrare nel merito, che hanno una storia degli usi, dei costumi, delle lingue, delle forme anche giuridiche diverse, anche delle forme politiche diverse, che non accettano questa democrazia globale. Questo, totalitarismo permissivo perché non è molto meglio vivere all'interno di una dittatura conoscendo i rapporti di forza che non essere ingannati di vivere in un paese dove ufficialmente ci sarebbe eh, sarebbe riconosciuto ogni diritto e poi normalmente questi diritti non solo li vediamo negati ma assistiamo a delle repressioni anche violente ora prima di passare a titolo finito questo primo intervento la parola a stefano vi faccio un esempio uno per tutti abbiamo avuto dei militari italiani gravemente feriti nel kosovo e sono stati colpiti da manifestanti serbi nel kosovo a pristina per il risultato delle elezioni dove sono stati eletti dei sindaci favorevoli alla linea dell'occidente, alla visione unipolare, all'unione europea voluti dall'unione europea con il 3% del consenso elettorale. Cioè, il 97% di quella popolazione non li vuole, ma la democrazia eh, occidentale comanda e se hai il 3% hai diritto a governare in cinque aree del Kosovo con il 3% questa è la democrazia globale che stanno instaurando e con questo eh, vi ricevo la parola grazie Reinaldo passiamo la parola a Stefano Grazie, Beleno, grazie Reinaldo per l'intervento straordinario. Buonasera a tutti, e ho apprezzato tantissimo questa, queste tue citazioni, intanto quella di Oswald Spengler, che credo che sia un'opera fondamentale che un occidentale dovrebbe necessariamente conoscere, anche se impegnativa come lettura. Perché Spengler, in un momento storico molto particolare, raccolse veramente l'eredità. Mh, filosofica del, di un Occidente decadente e la eh, spiegò con una tale semplicità, con una tale dovizia di particolari, per cui ciò che accade oggi non può che sembrarne la naturale conseguenza, se non ha una, eh, ciclicità del, del processo per cui ci si riconosce facilmente in questo tempo della storia, mmh. Ed, ha detto delle cose, Rinaldo, che eh, Credo che andrebbero anche riascoltate, quindi vi invito a riascoltare il suo intervento perché sono dei passaggi straordinari che ha segnato nel suo intervento e mi riferisco in particolare a questo, eh, se vogliamo, questo fraintendimento per il quale eh, la mente individuale suppone che tutto il mondo sia uguale a lui, ma non lo è perché così come Giulio Cesare è pressoché indifferente per la civiltà cinese o per la civiltà slava o le altre cinque eh, civiltà che giustamente elencava mh, Reinaldo, ma che potrebbero addirittura essere nove a certe condizioni, perché ehm, è chiaro che questa multipolarità di cui eh, parlava Reinaldo è, è un qualcosa che si riferisce non soltanto al, al potere militare, perché se vogliamo da un punto di vista militare, la multipolarità già esiste da un bel po'. Eh, e diciamo che sugli altri aspetti che dovrebbero invece contraddistinguere la multipolarità, che ci stiamo arrivando attraverso queste, questa ultima fase, da soltanto una, di considerare soprattutto il fatto che una civiltà, una qualsiasi, è un organismo vivente, che si contrae e si espande a seconda dei tempi, ma che si fonda essenzialmente sui principi. Di, di cultura e di tradizioni. E queste sono le, le qualità fondamentali per cui poi si giunge anche a una sovranità, ma soprattutto a una, a una multipolarità che riguarda delle regioni anche molto ampie. Per cui mh, non dobbiamo considerare ecco, la, la multipolarità come una polverizzazione, come potrebbe essere, ad esempio. Eh, il sistema westfalico mh, quando cioè riferendoci alla pace di Westfalia del, del XVII secolo si stabilì ri rigidamente la divisione in stati nazionali la, il multipolarismo eh, va inteso in tal senso come una mh, come l'unione di più poli tenuti insieme da questi principi che sono quelli della della cultura, delle tradizioni e della sovranità, quindi. Eh, ecco perché arriviamo poi a sette grosse civiltà, di cui poi sicuramente Reinaldo vi dirà molto di più, ma che è chiaro che già due sono venute fuori, anzi tre, perché la prima da cera ed era quella occidentale, che cercava di imporsi attraverso un'egemonia anche abbastanza crudele, feroce, imposta con, con le armi, imposta con gli eserciti, quindi con la sopraffazione. Dall'altra parte, eh, lentamente, è covato un sentimento eh, inevitabile che avrebbe portato comunque alla rinascita di quelle civiltà, e mi riferisco a quella eh, russa, quindi slava, e quella cinese. Mm. Questo era inevitabile, lo hanno sempre saputo, lo, lo, era, era molto chiaro. E poi, non so se ricordate, qualche mese fa vi lessi, eh, vi lessi una parte del discorso molto bella se vogliamo oggi profetica, ma non è in realtà una profezia, è semplicemente la grande intelligenza di Vladimir Putin che nel 2007, nella conferenza di Monaco, anticipò tutto quello che sarebbe accaduto dopo, quando lui parlò di un, di un solo potere, di un solo sovrano e che questo sovrano comunque mh, sarebbe imploso dal di dentro prima o poi. Vittima delle sue stesse strategie, della sua stessa supponenza. Ed è quello che sta accadendo adesso ed è inevitabile, per cui, eh, a parte questo tentativo di tenere la, la, la preda tra, le, tra gli artigli, come, sta, come stiamo osservando, consideriamo sempre, in virtù di quanto ha detto eh, Reinaldo Pocanzi, che noi abbiamo una visione della realtà. Dentro una scatola che si trova in un giardino, se vogliamo, non il giardino di Borrello, ovviamente. Ma noi vediamo una realtà per quello che ci è raccontata da strumenti di informazione di cui ormai penso ne abbiate anche le scatole piene di risentirlo, che sono utilizzate a, a, a unico scopo propagandistico. Questo è talmente chiaro che penso che non valga la pena di ripeterlo ancora. Per cui Mh, va comunque ricordato che noi siamo figli di questa storia narrata, e che vediamo tutto attraverso questi occhi, gli occhi di questo racconto, che continuano a ripetersi nella nostra mente. Ma mh, guardando le cose da un aspetto molto più alto, quando forse le civiltà erano ben distinte ed erano molto mh, più integre, mh, mi riferisco magari a tempi molto remoti, prima di quando abbiamo iniziato a misurare il tempo di questa civiltà che ci riguarda, cioè. Prima di duemila anni fa, quando ad esempio in epoca assiale, eh, detta così perché eh, da un punto di vista prettamente spirituale, spirituale, si convergeva più o meno tutti su alcuni punti, eh, non nel senso che tutti la pensassero alla stessa maniera, ma che tutti rispettavano quello degli altri, il pensiero degli altri. Eh, per cui mh, lo dico anche per virtù dei miei studi, perché sono partito nel mio percorso dal pretaoismo, che è una. Una cultura affascinantissima e che riguarda proprio la nascita dell'impero cinese e della civiltà cinese, perché è da quel pensiero formidabile che poi abbiamo visto eh, esprimersi con, eh, con grandi grandissimi interpreti di questo di cui l'Occidente poco sa, ma quella è la loro civiltà, così come in Russia. Eh, ce n'era un'altra, è un impero, un impero ormai millenario, quindi non è che stiamo parlando proprio di uno staterello nato qualche, anni fa, qualche anno fa per effetto di una violenza come appunto il Kosovo nominato da Reinaldo, dove eh, l'Occidente come al solito è andato a mettere mani e a fare i casini, perché questa democrazia di cui abbiamo tanto volte parlato succede in termini cronologici a um, dei fatti storici per cui si passa dal 1700, dal XVIII secolo, attraverso l'illuminismo, poi si arriva a queste forme politiche mh, come appunto il, eh, il totalitarismo nelle sue varie versioni, fascista, comunista, di nazismo, mh, per giungere poi al liberalismo e, al, e al, post, al postmodernismo in cui il totalitarismo paradossalmente ritorna mh, nella scala di successioni, nella cronologia, dopo che il fascismo e il comunismo avevano creato il totalitarismo, poi si va verso un, da un individuo collettivo, un individuo che torna a essere individuo con il liberalismo. Che però, eh, nella sua parte finale, quando questo viene sgretolato dall'illuminismo, innanzitutto con un'operazione. Eh, anche criminale, perché quello che poi descrisse, ad esempio, un grande filosofo, visto che parliamo anche di filosofia, Nietzsche descrisse come la morte di Dio. No? Mm, quindi, nel momento in cui muore Dio, eh, muore anche l'umano, l'umanità, muore anche, se vogliamo, la civiltà e si arriva a le civiltà e si arriva alla globalizzazione in cui nessuno vale più niente. Ecco questo per adesso, concludo. Allora, volevo intervenire io adesso cercando di semplificare un po' le cose. Noi siamo stati addestrati o plagiati da una visione del mondo che è quella americana e ci hanno convinto che tutto il mondo si deve adattare a questo stile di vita. Non è così. Perché ogni cultura deve avere il proprio spazio e i cittadini devono pretendere una crescita che va bene a loro della loro civiltà, dei loro stati. Vediamo per esempio il caso dell'Afghanistan che continuano a esserci critiche perché i talebani perché era meglio quello che avevano portato gli americani, a parte che non era meglio perché avevano portato le bombe, avevano portato la distruzione, avevano portato la corruzione. Se agli afghani vanno bene i talebani, è giusto che ci siano i talebani, non ci deve essere qualcuno che aggrada a noi con la nostra visione. È una violenza che facciamo nei su quella popolazione. Sarà quella popolazione che chiede al sistema politico una crescita, un cambiamento, una diversificazione. Noi dobbiamo smetterla di criticare le altre civiltà, le altre culture. Dobbiamo rispettarle, dialogarci dialogandoci, facendo capire qual è la nostra visione, cosa sono i problemi che noi vediamo nella loro cultura. Ma dobbiamo smetterla di violentare gli altri e di imporre agli altri il nostro sistema, che poi è una scusa per giustificare degli interventi armati in uno Stato sovrano per depredarlo, perché c'è anche questo da dire. Noi viviamo in un mondo di infelici, perché il consumismo crea delle persone continuamente insoddisfatte, perché non hanno degli oggetti, non hanno uno stile di vita che viene ostentato e che pretende di averlo e che fa qualsiasi cosa per averlo, ma soprattutto non rispetta all'uomo. Ed è ora di finirla. Questo nuovo mondo che sta arrivando invece porta l'uomo al centro di tutto. Il rispetto della persona. Ed è molto più importante questo che non a quello che viene detto da una certa parte di mondo perché se non vivi in quel modo non sei felice secondo loro io ho girato tanto del mondo e ancora troppo poco ma la gente va rispettata non si deve andare lì ad imporre nulla agli altri Tutte le critiche che vengono fatte verso Erdogan, verso la Turchia, perché non hanno accettato l'imposizione degli Atlantisti con il loro pupazzetto di turno. Hanno fatto bene i turchi, vogliono essere turchi. Quella persona in vent'anni di governo ha cambiato completamente la Turchia poi avrà lati positivi, negativi, ci penserà il suo popolo a pretendere, non noi che andiamo ad imporre. E con questo la Nato sta perdendo il secondo esercito per ordine di grandezza all'interno della Nato. Io oggi mi chiedo dove andrà la Turchia dormani e quanta forza perderà la Nato. Quando non ci sarà più la Turchia. Reinaldo ti ricedo la parola. Sì, cerco di essere ancora più, più semplice, no? Cioè proviamo a vivere queste parole. Eh, la premessa intellettualoide è prima si parlava di uno dei più grandi maestri e spiriti precognitivi da un punto di vista geopolitico e citavamo o citavo Samuel Huntington che non è russo, è americano che ha anticipato esattamente quello che sta accadendo da diversi anni in verità. E lui parla di civiltà, dicevo al plurale eh, ma quando parla di queste civiltà, parla di attrici del nuovo ordine mondiale, cioè di protagonisti nelle relazioni internazionali. E questo è, è, è di fondamentale importanza, perché se noi pensiamo alla civiltà come qualcosa di eh, come se fosse un vestito, un'esteriorità saremmo veramente in gravi difficoltà. Ma dimostriamolo magari che non è così. Ora noi nella civiltà occidentale, eh, il nostro paese, l'Italia, è in infrazione con le direttive europee, siamo a rischio di sanzioni, perché all'interno delle nostre scuole non stiamo debitamente spogliando nelle scuole elementari le bambine dei propri vestiti da femmine e i maschietti dei calzoncini per farglieli cambiare secondo quella teoria del gender. Cioè noi in un paese eh, così cattolico eh, non riusciamo ancora ad adeguarci ai parametri che l'Unione Europea ha imposto, che la Spagna, che è ancora più cattolica di noi, ha talmente ben eh, recepito che ha cancellato le eh, ore di storia e di filosofia. E le ha sostituite con le ore eh, sulla teoria gender ora immaginatevi andare nell'arco di qualsiasi tempo in qualsiasi lato del mondo dagli indiani pelle rossa alle civiltà islamiche o a quelle africane eh, piuttosto che in cina piuttosto che in Argentina, ma in Brasile a dire che non, non c'è più questa diversità di genere. Cioè spiegate a un Pelle Rossa, un nativo eh, apache, che è, non c'è uomo e donna, che non c'è padre e madre, che non c'è quel rapporto eh, con il mito, il rito e il simbolo. Proviamolo a spiegare anche a un indiano a Nuova Delhi, proviamo a spiegarlo a un siriano, a un iracheno, a un libanese oppure a un persiano. Andiamo in Iran e proviamo a, a dirgli che sono arretrati. E proviamo a dire che sono arretrati in Israele anche in tal senso. Dove hanno la Torah e dove hanno una religione da 6000 anni, che la differenza tra uomo e donna la fa e come? Come la fa la cristianità ortodossa, come la fa l'induismo, come lo fa il confucianesimo, come la fa il buddismo. Vedete che questo, adesso io sto facendo dei riferimenti prettamente religiosi, ma se li spostassimo. Questi argomenti sul piano dei costumi e degli usi vi rendete conto da soli che non si può imporre quelli che prima citavo come disvalori e imporli in nome di una democrazia globale in luoghi, in latitudini e longitudini che non sono solo culturali, non sono solo geografiche, ma che affondano le radici nel mito, nel rito, nei simboli che poi sono il motivo della nostra curiosità quando andiamo e viaggiamo, non so, in Turchia per usare un paese, che, rinominare un paese che Veleno ha nominato pochi secondi fa e vediamo i muezzin che, che, che cantano da, in cima ai minareti o vogliamo andare a Conia a vedere i sufi che girano su se stessi No? che vanno in questa trance eh, e noi lì andiamo a scattare le foto a che cosa a, la, a, a un valore occidentale o alle radici di un popolo che si nutre di questi usi e di questi costumi ecco immaginate in questo villaggio globale dove le leggi non le fanno più neanche gli stati ma le fanno online eh, con referendum planetari organizzazioni non governative, reti, movimenti sociali di diritti delle teorie gender o del transumanesimo o dell'intelligenza artificiale, immaginate come possono essere recepite eh, non solo nella civiltà contadina dell'Abruzzo, della Sicilia o della Valle d'Aosta o del Trentino, ma ah, ancor di più in quei paesi che, che, peraltro, differentemente da noi, hanno delle risorse incredibili. Cioè, il più grande bacino idrico del mondo è in Russia. Eh, in Svizzera, la Svizzera, che è un paese che non è un caso, ma non sta eh, dentro l'Unione Europea, è conosciuto come il paese delle banche. Ebbene, il CEO del Credit Suisse ha scritto nei report interni ma sono di pubblica consultazione alla luce del conflitto in ucraina possiamo stampare tutti gli euro e tutti i dollari che vogliamo non stamperemo mai grano non stamperemo mai oro petrolio acqua quando il banchiere Preannuncia la necessità di una Bretton Woods 3, che sarà una rivoluzione del mondo monetario e degli scambi commerciali. Ecco che queste civiltà non ci appaiono come delle forme estetiche o dei semplici costumi o o delle antiche vecchie tradizioni che non hanno più quella forza al contrario le civiltà sono quelle che generano il conflitto c'è una guerra tra Pakistan e India eh, che su cui non sono ferrato ma dura da tantissimi anni per la cima di una montagna innevata dove c'è il ghiaccio cioè pensate ai due paesi che rischiano di tirarsi una bomba atomica per la punta di eh, un 7000 metri, dove non c'è nulla di particolarmente vantaggioso come eh, risorse, però ci sono due, due mondi che si po possono dialogare. Ora, cosa sta accadendo di fatto al mondo? Il mondo, e lo citava il mio amico prima eh, parlando di Westfalia. Westfalia è, è, è un, un incrocio importantissimo. Eh, lì si dà valore eh, attraverso la visione westfaliana agli stati, cioè lo Stato è importante. Oggi, lo Stato, lo Stato italiano, ma direi quello francese, inglese, tedesco, spagnolo, non contano assolutamente nulla. Ma come fai a dire. Rainaldo che non contano nulla, perché nei rapporti di forza un solo Stato non è in grado di competere con altre potenze. Quelle 7-8 potenze di cui eh, stiamo per introdurre, queste 7-8 civiltà sono talmente sovrastanti che uno Stato da solo non può competere. Ora la pace nel mondo si regge non in nome del diritto internazionale, che è carta straccia, altrimenti Assange sarebbe libero perché si è limitato a fare informazione eppure eh, rischia di morire in carcere se non prima. Quindi il diritto internazionale possiamo dimenticarcelo perché per le piccole beghe si applica oppure lo si applica per ridurre la sovranità degli stati. Ma quando si ha una grande potenza o più grandi potenze, la pace è garantita dal loro equilibrio. Immaginate se il paese tra i più importanti del mondo, se non il più importante per risorse, non per capacità economica, per risorse, che è la Russia si saldasse si unisse con la Cina che ha una potenza, intanto pensate all'estensione, solo agli spazi, ma se si alleasse con la Cina in una logica anti americana Solo un tentativo del genere produrrebbe immediatamente una reazione difensiva degli Stati Uniti, quindi per primi attaccherebbero con le bombe atomiche per impedire che quei due paesi insieme sovrastassero su tutto il mondo. Ecco che gli equilibri della geopolitica dunque prevedono che nessuna di queste grandi potenze debba sopravvivere sovrastare o possa facilmente sovrastare un'altra. Ed ecco che si ritorna dunque al concetto di civiltà, ovvero indicando dei grandi spazi che uniti tra loro, al di là del, o al di sopra addirittura delle visioni eh, ehm, dei modelli politici, che siano democrazie o non lo siano. Che siano vere o finte o presunte, che siano altre forme di eh, modello politico, sociale e culturale, questi grandi spazi sono il futuro del mondo. Quindi, su cosa si eh, eh, uniscono queste, queste, questi tanti stati in, una, in, una, in un grande spazio che okay? poi genera una capacità militare, una capacità tecnologica, una capacità economica, una capacità culturale no? di assoluto e primario valore. Si eh, uniscono secondo le linee fatalità della civiltà. È difficile unire gli usi e costumi di un nativo americano con quelli di un tedesco. È molto più facile unire quelli di un russo con quelli di un tedesco e quindi identificare eh, delle eh, aree dei grandi spazi che sono spazi culturali oltre che geografici. È molto facile perché la civiltà occidentale, come si è detto prima, ha, ha già un grande impero addirittura no? che continua a. Arreglare la propria egemonia anche nelle sue difficoltà in virtù del fatto di essere armato fino ai denti, ma poi abbiamo anche una civiltà ortodossa, una, la Russia guardate lo spazio che lì, o oh, abbiamo una civiltà islamica e per di più quella islamica, aggiungerei, la troviamo anche in forma di enclave all'interno di altre civiltà. Cioè se noi andiamo negli Stati Uniti piuttosto che in Africa, piuttosto che in Europa, in un'Europa cattolica o in un'Europa cristiana ortodossa, troviamo delle grandi enclave islamiche e non, non necessariamente queste vanno in scontro tra loro, anzi altrimenti poi abbiamo delle aree e, del, e delle civiltà potenziali, sì, and, andrebbero definite come tali, che sono quella per esempio latinoamericana e quella africana. Ora... Come vedete, in tutta questa fase di eh, rigenerazione del, del, del globo terracchio, è veramente stupido ritenere che per il fatto che l'Occidente era eh, eh, egemone o è ancora in parte egemone da un punto di vista eh, tecnologico-militare, questo debba essere accettato. Da più di 5 miliardi e mezzo di persone che non hanno mai pensato di essere vassalli o, o colonie del, dell'Occidente. Questo è lo scontro tra la visione eh, multipolare e la visione unipolare, che è in rotta con se stessa. Io direi proprio sì. che siamo arrivati al momento della fine del colonialismo perché è ancora Ass quello che funziona adesso perché questo modo di andare a invadere e depredare e sottomettere si chiama colonialismo ed è ora che finisca l'europa purtroppo dovrà mettersi una mano sulla coscienza e capire che c'è un modo diverso di vivere senza depredare gli altri, ed è questa la trasformazione, la vera trasformazione, il rispetto degli altri. Lascio la parola a Stefano. Sì, grazie Veleno. Aggiungerei un'altra eh, un civiltà fondamentale in via di ehm, di rinascita anche quella indiana, che per tanti secoli è stata anche sottomessa proprio dalla colonializzazione anglosassone. Che quindi mh, al momento, diciamo, fra quelle nascenti già affermate, che sono quella ortodossa russa, come diceva Reinaldo, e quella cinese, dove l'impero di Xi Jinping è già rinato. Adesso Modi, Narandra Modi, sta riportando. Alla grandezza di un tempo anche l'India, che non considero da un punto di vista induista, ma bensì vedanta, perché quella è la sua tradizione antica e quella più potente. Per cui, ehm, questo è l'altro grande passaggio che ci attendiamo. Eh, di cui, forse, ecco queste queste grandi civiltà sottomesse negli ultimi secoli, vittime. Anche, anche quelle diciamo imperialiste, come quella americana, quella europea, in realtà sono state semplicemente manipolate da, questa, da questo fenomeno, da questa forza trasversale che le ha eh, soggiogate. Per cui mh, probabilmente anche, anche l'Europa nel giro di cinque anni potrebbe cambiare drasticamente. E anche sorprenderci quello che potrebbe accadere, anche perché poi una volta che il processo parte. Non ti puoi opporre perché altrimenti diventi terzo mondo e questo non conviene a nessuno. Per cui, mh, è lo stesso la stessa America degli Stati Uniti, o meglio, la civiltà del Nord America, chiamiamola così, eh, già ha le sue premesse eh, che verranno sicuramente attese proprio da Donald Trump, che se ricordate, diceva: eh, America great again, no? Make America Great Again, cioè mh, riportare il grande l'America significa lavorare sull'interno, che è poi quello che ha fatto Xi Jinping nei, in, a porte chiuse in Cina quando nessuno se lo aspettava. Ricordiamo che eh, l'Occidente è rimasto esterrefatto dalla, dalla straordinaria affermazione per la terza volta di Xi Jinping, non se lo aspettavano, o forse si aspettavano un'affermazione limitatamente al Partito Comunista, ma lui poi diventa anche presidente quindi riassume in sé un potere che gli era stato in parte alla, alla Cina, sottratto dall'intervento dei democratici, tra virgolette, che avevano poi instaurato all'interno del potere cinese questo consomol eh, di chiara ispirazione americana. Perciò mh, Xi Jinping ha lavorato a porte chiuse, loro non se l'aspettavano e ha usato, eh, con grande intelligenza, come ha fatto invece in Russia anche mh, Putin, ha usato le armi del nemico. Il nemico aveva questo potere trasversale, aveva creato delle, delle regioni non eh, tenendo conto delle civiltà che stava manipolando, ma stava tenendo conto delle caratteristiche economiche da sfruttare. La Cina è, è, è stata la, la fabbrica a basso prezzo dell'Occidente, per cui l'intelligenza dei cinesi è stata quella di acquisire quel know-how, come diceva Veleno prima. Di, ne abbiamo parlato prima ancora a, a camere spente mh, di acquisire quel know-how intelligentemente e di diventarne padroni d'altro canto Putin ha riscattato il, il, la, la ricchezza economica del suo paese eh, sottraendo le, le grinfie del, eh, del deep state che è del deep state americano, perciò si è ripreso i pozzi di petrolio e tutto il resto. Quindi queste, queste operazioni compiute a porte chiuse, ma neanche tanto perché Putin era stato sgamato già nel 2007 con il suo discorso a, a Monaco, nella conferenza di Monaco, ma ancora prima quando aveva cominciato. Ne avevo accennato qualcosa nell'ultima puntata di Ring Live a, a dividere. Eh, gli oligarchi preposti al dominio della Russia quindi avevano portato questi monopoli eh, smembranti all'interno del tessuto economico russo e si stava eh, lo stavano vampirizzando, Putin ha avuto questa grande intelligenza strategica. E come diceva eh, poc'anzi, renaldo anche mh, questa alleanza fra la Russia e la Cina non può che essere strategica, perché chiaramente Un'alleanza, un una fusione di queste due civiltà, peraltro impossibile, perché sono due civiltà differenti, avrebbe scatenato immediatamente una reazione degli Stati Uniti, saremmo arrivati subito alla Terza Guerra Mondiale. Invece, l'intelligenza anche di questi due grandi leader, ci metto dentro anche Narendra Modi, e non soltanto lui, mettiamoci dentro anche il, il neoeletto sultano ehm, Erdogan che ha che ha sicuramente con il suo operato, facendo semplicemente l'interesse del suo popolo, eh, attutito molto l'impatto o lo scontro tra, tra la Russia e gli Stati Uniti. E quindi, ecco, penso che queste quattro figure per adesso siano emerse al di sopra di tutti con questa sorpresa molto, molto gradita degli ultimi mesi con cui abbiamo... Che abbiamo visto insomma stagliarsi improvvisamente, che sono poi gli stati arabi, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, che hanno eh, improvvisamente cambiato anche le sorti del conflitto nel momento in cui mh, hanno poi sposato questa alleanza da un punto di vista strategico, sempre, e l'Iran, anche l'Iran. Lascio la parola. Se posso aggiungere. Eh, vorrei ritornare un attimo sulla questione italiana, per esempio. No? Noi viviamo in Italia, abbiamo adesso fatto un quadro, io credo, molto chiaro e esaustivo di quello che accade nel mondo e che noi in, potremo decidere se subirlo o contribuirvi. e Se vogliamo tornare a casa nostra, più estesamente all'Europa, quando noi parliamo di Europa, parliamo di un, uh, uno spazio che va da Lisbona a Vladivostok. Se parliamo di Unione Europea, parliamo di quattro eh, figure sataniche che ci stanno rovinando l'esistenza a tutto il popolo italiano, per adesso restringere, ma per estensione ai popoli europei. Bisogna stare molto attenti a non confondere mai l'Europa come espressione di una grandissima civiltà, con eh, quattro oligarchi eh, con l'oligarchia dell'Unione Europea. L'Italia non è uno Stato sovrano. In realtà, forza di lezione dell'Inghilterra, nessuno Stato europeo, quello che si diceva poco anzi, è di fatto uno Stato sovrano un bastallo di ma allora come se ne esce perché può avvenire all'uomo della strada eh, che non ha mai coltivato la passione di questo passaggio dalla modernità alla postmodernità che non si occupa di filosofia che non si occupa di filosofia politica e che dalla mattina alla sera invece va a lavorare si vede depredata la casa attraverso magari leggi inique che dal Dall'Unione Europea, che nessuno ha eletto, dei funzionari decidono che eh, presto non avremo neanche il diritto alla proprietà della nostra casa già pagata. Come se ne esce? Ecco che, nella storia degli equilibri, per esempio, eh, eh, mi duole quasi dirlo: c'è cioè un, uno dei tecnocrati di passaporto italiano. Romano Prodi, che è uno dei massimi responsabili di questo eh, fallimentare eh, modello di vita a cui noi italiani siamo ancora oggi condannati, che alla luce del conflitto eh, dell'operazione speciale militare, quindi ancora prima eh, in Ucraina, aveva dato la soluzione. Beh, la, eh, lui da pochissime interviste. Eh, ha decise di darne, scusate, non è Prodi è ancora peggio, è l'ingegnere De Benedetti. l'ingegner De Benedetti è il eh, teorico della visione tecnocratica. L'ingegnere De Benedetti che non rilascia mai interviste al Corriere della Sera, alla luce di quel conflitto o dell'operazione speciale militare, ha dato la soluzione. Pensate un po', il nemico i nostri nemici ha dato la soluzione. E che soluzione ha dato? Ha detto che non potendo costituirsi un esercito di difesa europeo, perché occorrono dieci anni e non abbiamo questo tempo. Quindi invece di fare le corse agli armamenti <coughs> e a finanziare le spese militari che non sarebbero comunque sufficienti nel tempo a costituire un esercito di difesa europeo, lui ha proposto l'uscita degli Stati Uniti e dell'Inghilterra dalla NATO, quindi l'assunzione di un debito di tutti i paesi europei per tutte le basi NATO, solo in Italia sono 120, e l'uscita dell'Inghilterra e degli Stati Uniti dalla NATO non preoccuperebbe più il eh, presidente Putin perché ha negli Stati Uniti e nell'Inghilterra politicamente la minaccia e l'ingerenza e l'Europa diventerebbe un attore di primo piano perché diventerebbe allora sì una superpotenza e non più egemone degli Stati Uniti e non più egemone eh, dell'Inghilterra a questo punto eh, non più sotto l'egemonia degli Stati Uniti. E a questo punto vedete che nello sconvolgimento generale a volte le soluzioni passano anche tra coloro che erano i nostri principali avversari ideologici, e questo è un dato molto significativo e molto importante, perché quando c'è un get reset. Quando si rimette tutto in discussione, ecco che saltano quegli equilibri precedenti, ecco che eh, il mainstream viene spiazzato su due pagine del Corriere della Sera, dove l'uomo più tecnocrate de... che, che l'Europa abbia mai conosciuto dice fuori gli Stati Uniti dalla Nato e ripristiniamo una grande Europa, non una grande Unione Europea. Non lo è, si rifà l'Europa sulla base della fuoriuscita dalla NATO, che è lo strumento tecnologico militare che spaventa tutti i paesi eh, non allineati ai valori occidentali a quelle democrazie che con il 3% di voti tendono a eh, governare. Ma arriviamo anche a queste democrazie e poi vi risiedo la parola. Quando una democrazia degenerava, cioè quando la democrazia, che è un sistema a mio avviso, ma è un'idea mia personale, la democrazia come concetto è oggi utopico, ma nella sua utopia bellissima genera de dei disastri. Quando la democrazia si corrompe e gli attori che rappresentano, quindi i politici, diventano elementi semplici di corruzione, ecco che arriva il totalitarismo, ecco che il popolo chiede l'uomo solo al comando, ecco che c'è il rischio, c'era il rischio del fascismo, del nazismo del, del um, comunismo perché è la rivolta del popolo nei confronti dei corrotti questo però è attinenza ai primi del novecento e non ci sarà più da chi è sostituito il totalitarismo permissivo quindi questa forma di democrazia corrotta e che sta implodendo su se stessa è già di fatto Incrinata e contaminata dalle nuove forme di potere. Quali sono? Facciamo un esempio banale: noi abbiamo una giovane rampante della politica italiana che aspira a sostituire la signora Meloni per prendere le stesse decisioni che sta prendendo la cittadina Meloni. Ed è la cittadina Elislein. Eh, e lei è segretaria di un partito che si chiama Partito Democratico. Chi l'ha eletta, ebbene, è stata regolarmente, e lo evidenzio, eletta da coloro che non sono del Partito Democratico. Cioè, tutti gli iscritti del Partito Democratico avrebbero voluto il signor Bonaccini, il cittadino Bonaccini, Bonaccini come... Leader del partito, ma poiché dalle Open Society all'ONG, alle Logge, eh, ai think tank dell'Aspen Institute piuttosto e che i sorosiani, chi più ne ha più ne metta, in quel partito si può essere eletti da iscritti, da, da non iscritti, e quindi attraverso queste nuove questi movimenti sociali, quelli dell'ultima generazione, quelli i giovani che protestano, che senza la tessera del PD e senza essere iscritti, hanno eletto la uh, cittadina Schlein a segretario del primo partito di opposizione alla cittadina Meloni. Qui è chiaro quindi che quando la democrazia degenera non c'è più il rischio. Della forma dittatoriale di quello che marcia su Roma, su Berlino o su Mosca. No, peggio, perché perlomeno quello potrebbe essere arrestabile e comunque avrebbe il terrore della folla. Qualsiasi dittatore vive con il terrore che quella folla prima o poi gli si possa rivoltare contro. No, qui abbiamo delle ONG o delle mh, lobby o dei gruppi di pressione finanziaria, o Elon Musk, piuttosto che Bill Gates, o Google, che decidono che la Ellis Line è, è all'opposizione del governo italiano. Questa è la fine della politica, ma è anche la fine della democrazia. A tutti questi grandi imperi, queste grandi civiltà, che siano l'India, che sia la Cina, ma direi il giappone, ma direi i popoli del nord africa, l'area ottomana, i turchi, quindi è ampiamente chiaro che in occidente ci siamo eh, siamo per implodere su noi stessi, perché è inammissibile che nel partito eh, eh, dei dem americani possano votare i conservatori. O nel partito di Erdogan possiamo andare a votare noi se Erdogan fa il capo o no del suo partito, senza essere iscritti a quel partito. Vedete come le regole della democrazia in Italia, nel nostro paese, sono saltate. Domani il PD va a votare a favore delle armi, in, di inviare altre armi agli ucraini, dopo aver fatto un emendamento contro. L'invio delle armi eh, agli ucraini, o gli ucraini, scusate. E quando si contraddice una forma così aperta e non si genera neanche un, una domanda: ma come è possibile questo? Come è possibile che col 3% contro il 97% si impongano eh, democraticamente dei governatori nel, in un'area del Kosovo? È tardi, è tardi per parlare anche di totalitarismo permissivo, che sarebbe questa forma di democrazia. La parola stessa, democrazia, non è più creduta. È una parola di una grande profondità su cui ci sono stati versati fiumi di sangue, fiumi di sangue, così come sull'italianità è stato abbassato di. 12 metri il Montello, dove dei calabresi insieme a dei trentini, senza capirsi l'uno con l'altro, combattevano contro degli austriaci. Tutto questo è saltato, tutto questo non c'è più. E dinanzi a ciò, anziché piangerci sopra, ritengo che sia quella fase di caos e di trasformazione peraltro molto veloce, che potrebbe forse anticipare quegli ameliti di libertà all'interno di un nuovo mondo che andremo a vivere, volenti o nolenti. Grazie. Bene. Purtroppo noi. Abbiamo ancora l'illusione della democrazia, ma noi non viviamo in una democrazia. Viviamo in un totalitarismo. Ormai è evidente che è vietato avere un pensiero diverso da quello che impostano i media, che impostano gli opinion leader. Addirittura si tappano la bocca. Tappano la bocca le persone che hanno la forza di dire quello che pensano. C'è proprio una macchina infernale che tappa la bocca al dissenso. E la democrazia è fatta anche di dissenso è fatta di discussione, è fatta di confronti di idee. Invece in questo periodo qua è evidentissimo che non si può avere delle idee diverse dal sistema totalitarista. Lascio un attimo la parola a Stefano, che magari ci dà un po' un'infarinatura del mondo del brics che fa parte anche lui di questo processo di cambiamento Sì, grazie a mi stava venendo un impeto di sindrome di Tourette un po canzi, perché sentire tutti quei nomi insieme <ride> mi prende male che poi, vabbè, noi non li nominiamo mai per come si chiamano realmente però gli diamo i nostri simpatici nomignoli però, ecco, diciamo che da un punto di vista mh, operativo quel che mh, adesso abbiamo raccontato in chiave eh, geopolitica filosofica mh, e altro culturale tradizionale ha poi delle, delle mh, operazioni specifiche che stanno avvenendo e che mh, proprio in quel discorso del 2007 ci, che citavo di 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 putin già venne fuori perché lui parlò all'epoca dei bric mancava ancora in sudafrica nel 2007 però Ecco, questa organizzazione dei BRICS e direi prima ancora anche quella della SCO, della eh, Shanghai Cooperation Organization, che è un'altra eh, di queste organizzazioni importanti che stanno portando avanti questa, eh, questo cambiamento e questo passaggio al multipolarismo, hanno mh, in sé gli strumenti per realizzare questo discorso che... Raccontato così, magari può sembrare ancora molto teorico, ma vi assicuro che non lo è, perché eh, nelle sue fasi già attuative dimostra quella che può essere la sua efficacia. Intanto ehm, sapete vabbè, chi sono i BRICS, ne abbiamo parlato tante volte: è l'acronimo di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, che sono i paesi che hanno creato questa, mh, questa unione di, di intenti, chiamiamola così, che è quella di restituire. A queste civiltà perché guarda caso sono rappresentate eh, quelle rimanenti a, alla, alla civiltà occidentale e che hanno creato questo meccanismo mh, economico che si fonda sul rispetto delle proprie eh, valute nazionali in questo caso parliamo già di un contesto finanziario monetario per cui tra i paesi dei BRICS è già molto avviato il discorso dello scambio di valute nazionali perché il potere di questo egemone eh, degli Stati Uniti si è fondato su Bretton Woods e sul dollaro, che poi eh, è diventata la moneta di riserva, sostituendo il valore dell'oro. Perché in Bretton Woods, se ricordate, fu scorporato anche il, eh, il dollaro dall'oro, mm, poi fu invece accoppiato al petrolio. E qui capiamo l'importanza eh, di quanto accaduto proprio nel mondo arbo tra i paesi dell'OPEC che hanno marcatamente eh, assunto una posizione a favore della Russia e della Cina, per cui mh, possiamo tranquillamente affermare che il petrol dollaro è già morto e andiamo verso un provvisorio petro, Petro-Yuan, perché la valuta per il momento che i BRICS stanno preferendo in fase di scambio, ma se non altro per la sua maggiore diffusione allo yuan cinese ma nel, nell'intento dei BRICS ci sarebbe in futuro poi quella di realizzare anche una moneta eh, unica, virtuale che semplificherà chiaramente gli scambi avendo debitamente conto dei, dei valori, eh, delle valute corrispondenti poi a quella che sarà rappresentativa perciò mh, questa è già una sorta di garanzia dove nessuno potrà Esercitare il ruolo della stampatrice, dello stampasoldi come è accaduto sino ad oggi, e che è comunque una strategia che ha portato a, a, al, a questa incredibile dimensione del debito americano, che è arrivato a 31,4 trilioni di, di dollari, quindi una cifra che già impedisce al debitore di poterla saldare, ma soprattutto poi ehm, in considerazione di quella inflazione che ormai ha raggiunto dei limiti, dei limiti inarginabili anche attraverso le politiche dei tassi, per cui si è andati sempre di più verso l'incremento e un alzamento dei tassi, un innalzamento dei tassi che mh, da un lato mh, contiene l'inflazione ma dall'altro distrugge l'economia perché poi accedere ai prestiti diventa veramente complicato. Dall'altra parte del mondo, cioè dalla nella parte più numerosa del mondo, perché parliamo di almeno 5 miliardi e mezzo di persone. Eh, probabilmente anche di più eh, eh, si è già intanto mh, raggiunto una parità di PIL anzi è stato anche superato e nel 2007 eh, l'incremento sarà ancora più alto ma soprattutto diciamo che questa eh, debolezza del dollaro non in termini di valutazione ma debolezza eh, intrinseca del dollaro che ormai sembra quasi aver concluso il suo tempo come valuta di riserva, questo è accaduto ciclicamente: prima c'era la sterlina, ehm, accelera anche, se vogliamo, quella, quella fuga da Bretton Woods, per cui stiamo vedendo sempre più paesi, ehm, chiedere al BRICS ai BRICS di poterli ehm, eh, includere alla loro, alla loro organizzazione e soltanto eh, per il prossimo vertice che si terrà in Sudafrica, Ci sono per adesso 30 nuove. Eh, 30 nuovi stati candidati a entrare tra i BRICS quindi il, la, 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 il numero continuerà ad aumentare perché eh, da un punto di vista tecnico per questi stati diventa anche molto rischioso cont continuare a tenere in mano dollari nelle proprie riserve valutarie perché eh, come spiegavo anche l'altra volta il, il rischio di possedere ingenti riserve Dollari di debito pubblico americano potrebbe portare a delle svalutazioni anche notevoli, per cui delle perdite di valore. E, e questo sta incentivando ehm, fortemente tanti stati a prendere in considerazione insomma lo scambio in valute nazionali. Sta già avvenendo, molti stati lo stanno già facendo e quindi diciamo da un punto di vista eh, già dei tempi siamo molto avanti rispetto anche a quello che avevamo preventivato l'anno scorso, quindi direi che siamo mh, eh, davvero in un momento molto importante della storia in cui eh, probabilmente ad agosto ci faremo anche un'idea di come saranno cambiate le cose eh, intanto con eh, questa importante partecipazione del mondo arbo dell'OPEC eh, e soprattutto considerando che i maggiori produttori di materie prime stanno tutti tra i BRICS e eh, questa è una condizione eh, di, di, grande, di grande vantaggio perché mh, vediamo insomma la, la ricchezza del, della Russia, quella del, della Cina, dell'India, del, degli altri paesi appartenenti ai BRICS. Eh, e questo chiaramente cambierà ancora più velocemente lo scenario mondiale. Certo, ci sono ancora dei tempi da attendere, anche prevalentemente problemi tecnici da risolvere. L'altra volta parlavo anche di come integrare poi i sistemi di pagamento, ad esempio, c'è il chips cinese. Molte banche russe stanno già operando con il sistema equipollente dello SWIFT americano e stanno già operando all'interno del chips cinese. Chiaramente questo comporta dei, delle difficoltà che devono essere risolte, per le quali comunque stanno già lavorando tantissimo. E, e poi ci sarà da vedere quello che, che farà anche eh, l'America Latina, l'Africa, l'America Latina già stanno parlando di creare una loro moneta eh, per sostituire il dollaro. E lì sono davvero molto arrabbiati nei confronti degli Stati Uniti, perché avendoceli come, avendoli come vicini di casa hanno subito probabilmente anche di più questa forte influenza. E direi che dal punto di vista tecnico le cose sono già molto, molto avviate, attenderemo sicuramente il, 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 lo svolgersi degli eventi, ma con uno sguardo sicuramente molto ottimistico. Vorrei mm. Mm, a questo punto passare la parola, non so, credo a Reinaldo, se vuole dirci qualcosa. Ma, anche lui. Mm, se mi permettete, oh. prima vorrei fare una comunicazione di servizio. Mettete like, lasciate commenti. È l'unico modo che abbiamo per arginare i tagli di YouTube. Noi adesso vediamo 4.226 persone in live. Realmente siamo più di 7.000. Tagliano, tagliano, ma continua a crescere. Mettete like e insultate gli cialtroni. Reinaldo, ti lascio la parola, scusami. Ma guarda, ho ascoltato. Reinaldo si è frizzato. E io abbiamo perso proprio la connessione. Vediamo se ritorna. Comunque, come vedete, eccolo qui. Rai. Bentornato. Sì. Te. sì. Ecco. Eh, dicevo che eh, dopo l'intervento di Stefano, che è stato di una profondità, oltre che di una puntualità, io direi che c'è poco da aggiungere, ma eh, vorrei eh, tentare di eh, eh, entusiasmare i nostri 7.000. Spettatori, nel non eh, pensare che l'impegno è troppo grande per noi, eh, perché non è così. Eh, quando si hanno le chiavi di lettura eh, delle grandi rivoluzioni della storia, quando la storia eh, entra in gioco, e eh, tutto viene sostanzialmente azzerato e non vorrei che da parte di chi ci ascolta si avvertisse un senso di impotenza, perché è esattamente il contrario. Cavalcare una trasformazione è un po' come surfare uno tsunami, è un po' come surfare una valanga. Cioè, dinanzi, a, alla, a, dinanzi alla notizia che sta per travolgerci una valanga, c'è chi tra noi, credo sfortunatamente, voglia erigere una diga. Un tentativo di arrestarla, ma è inarrestabile, chi invece la cavalca. È un po' il concetto della tigre. Se voi vi ponete davanti a una tigre. Vi terrorizzerà e sicuramente vi sbranerà. E ci sono due modi, uno per accucciarla e l'altro più complicato, e per quello suggerisco la lettura della teoria del mondo multipolare di Alexander Dugin, è quello di cavalcarla. Ma se non vi è questa possibilità, sappiate che non c'è tigre che non teme di abbracciarci nel salto nell'abisso e quando si ha un buon motivo per morire si ha un ottimo motivo per vivere se non avete un buon motivo per morire non avete in verità neanche un, un buon motivo per vivere e in, in tempi di così radicali e anche violente trasformazioni, c'è ancora dato il ruolo di partecipare e non di essere spettatori. E noi possiamo parteciparvi da protagonisti a partire dai nostri nuclei familiari e per estensione dalle nostre appartenenze amicali, aggregative e via discorrendo. C'è un grandissimo filosofo sociologo eh, Zygmunt Baumann, che mh, nella sua teoria della società liquida che poi rappresenta il mondo eh, fondato su questi disvalori occidentali di cui egli ne era in verità anche coprotagonista in una forma autocritica eh, in una delle sue opere Voglia di comunità edito da Raffaele Trinelli, dice che il concetto di appartenenza a una comunità è l'unica chiave di eh, l'unica via di uscita da un, un mondo che sta morendo, e che eh, si definisce come modernità. E che nel posto moderno, è attraverso questo senso di appartenenza che si può traghettare nel mondo nuovo. Quindi eh, spero di. Di, in, le nostre osservazioni lette nel verso giusto eh, non producano un effetto ehm, di frustrazione o di castrazione ma che siano piuttosto stimolo o trampolino di lancio per delle meravigliose sfide che ci attendono e se il destino ci ha fatto vivere in questo periodo ebbene eh, non andiamogli contro, ma anzi ringraziamolo perché eh, sicuramente uccideremo la noia annoiando la morte. E eh, con questo vi, mi congederei. Grazie, Rai. Bellissime parole, come sempre. Tra l'altro, volevo consigliare a tutti la lettura della Quarta Teoria Politica di Alexander Dugin. Perché guardate, mi stanno venendo i brividi, la pelle d'oca quando ne parlo. Ma eh, descrive il momento che stiamo vivendo, descrive il nostro futuro, ci dà speranza, ci fa comprendere quanto importante sia questo momento, quanto sia bello poterci partecipare quanto sia importante lottare per le cose che, che vogliamo, ma soprattutto lottare per l'umanità. Poi trovate, se andate a cercarlo nelle descrizioni, danno del nazista Dugin, dell'ideologia del neonazismo. Io vorrei chiedere a questi idioti che hanno scritto queste recensioni dove trovano il neonazismo o il nazismo nelle parole di Dugin. Io l'unica cosa che trovo nelle parole di Dugin è un'attenta analisi della situazione di oggi, ma soprattutto la speranza di un futuro che riguarda l'umanità. Se una persona tiene ai propri valori, alla propria cultura, alla propria famiglia, non può essere definito nazista. Può solo essere definito un essere umano. Punto. Vi consiglio vivamente di leggerlo. Rai, vuoi mettere due parole, visto che tu conosci profondamente il lavoro di Alexander, ma anche la persona. Beh, stiamo parlando di un filosofo, un mitografo, un profondo conoscitore della tragedia. Sua figlia, mia cara amica, consimile, cartografa, filosofa e combattente, è saltata con un vile attentato dei servizi occidentali. All'interno di una macchina, il padre l'ha vista saltare in aria a pochi metri, e al di là della parte emotiva che non sono qua a dichiarare, io credo che anche il martirio ci dà la forza e ci moltiplica la forza per un mondo più giusto. E questo perché quantomeno glielo dobbiamo a chi ci ha preceduto nella via eh, dell'eroe, nella via di chi si è schierato in prima fila nelle trincee dello spirito che combattono il nulla, ovvero sì. le forze della materia. Un abbraccio mm. enorme. Ad Aria prima di tutto, e poi ad Alexander, grazie per il tuo sacrificio. Ad Questo è un momento un po' pesante, e soprattutto penso per Reinaldo, a me in maniera riflessa. Diamo un attimo la parola a Stefano finché noi ci ricomponiamo un attimo. Sì, beh, purtroppo abbiamo commentato questi fatti drammatici. Io mh, sento un po' in ritardo Reinaldo, quindi stavo recuperando quello che ha appena detto. Eh, ed è stata una tragedia grandissima. E, mh, mi ricordo quest'estate, l'estate scorsa, quando ne commentammo la drammaticità poi c'è stato anche quello di, del povero Tatarsky eh, purtroppo mh, quella che viene mh, raccontata come una guerra che guerra non è è un, semplicemente un, un vile terrorismo spacciato per guerra ma qui non, non stiamo vedendo nessuna guerra qui c'è soltanto un, eh, una legittima difesa di territori soggetti a un genocidio dinanzi al quale questi criminali degli organi di stampa, del, non soltanto della politica, perché poi eh, questi vili traditori che, che raccontano una, una storia fasulla alla gente, che quindi pilotano l'opinione pubblica, sono altrettanto colpevoli quanto quei bastardi che li pagano. Perciò eh, non, è, non mi sorprende oggi, ad esempio... E di aver letto e eh, anche apprezzato il fatto che mm, giornalacci come Reuter eh, siano stati esclusi ad esempio dal, dalla riunione che si terrà per i, tra i paesi dell'OPEC mm, perciò eh, ecco quello che vorrei dire è ascoltate sempre meno quello che viene dalle televisioni almeno per adesso perché prima o poi anche questi cialtroni dovranno cominciare a raccontare una parte di verità perché se no quando Crollerà tutto, poi voglio vedere come faranno, con quale faccia e dove dovranno andarsi a nascondere, perché questa è, una, è la più grande truffa che sia mai avvenuta ai danni del, dell'umanità. E noi siamo qui in Occidente altrettanto vittime di quegli stati che hanno subito la prepotenza di questa ignobile gentile, di questa feccia che ha dominato il mondo per, per secoli e secoli, se non per millenni. Quindi credo che. Il sacrificio di, queste, di questi eroi come la povera Dughina, come Tatarsk e tanti altri che, che stanno morendo, stanno per l'ennesima volta, perché ricordiamolo che la Russia non è la prima volta che tira fuori dai guai l'Europa, perché la Seconda Guerra Mondiale non è stata vinta dagli Stati Uniti. Loro probabilmente ci credono ancora, come ci crediamo qui in Europa, però mh, il popolo russo ha pagato a duro prezzo. Eh, tutto ciò che è avvenuto in quegli anni ehm, con il sacrificio di tantissime vite, sono stati tutti quanti, tutti quanti costoro dei grandi eroi e sono morti per una libertà che purtroppo ci è sfuggita di mano. E questa è una cosa che non può accadere più adesso, non accadrà perché eh, tempo al tempo la giustizia sarà ristabilita. Questo ne sono assolutamente convinto. e per no, ancora oggi. Di che questa gente, questa popolazione stia ancora combattendo il nazismo. Ci avevano già liberato una volta dal nazismo. Ma ancora adesso stanno combattendo per quello. È inutile che ci raccontano una montagna di balle sull'Ucraina. I motivi per cui si combatte in Ucraina sono quelli che vengono dichiarati dai russi. L'Ucraina è stata voluta dai nazisti della Nato e dell'Unione Europea. È stato alimentato dal 2014 col Maidan. Sono andati avanti a cercare di conquistare delle repubbliche indipendenti che per i trattati dopo la seconda guerra mondiale dovevano essere lasciati così come erano. La Nato non si dovrebbe essere espansa neanche di un millimetro? Popolazione civile che veniva continuamente uccisa. E I russi non hanno invaso l'Ucraina. Sono andati a difendere i confini e a liberarli dai nazisti. La guerra non è in Ucraina, è nelle repubbliche indipendenti stanno ristabilendo i confini e liberandosi dei nazisti. Basta con le balle. Quello che stiamo vedendo è l'espansionismo della Nato, dell'Europa, su indirizzo di inglesi e di americani. Questo è quello che è vero, non la propaganda che ascoltiamo tutti i giorni. Stiamo ancora combattendo la seconda guerra mondiale. E il nazismo ha vinto in Europa, in America, in Inghilterra. Questo è quello che sta succedendo. E ci sono per fortuna delle persone che hanno ancora il coraggio di dire questo. Ma vi rendete conto che hanno ucciso due giornalisti per quello che dicono, perché dicono la verità? Qui stiamo uccidendo le idee, stiamo uccidendo la verità. Questo è terrorismo, questa è violenza pura. Qui non c'è da sostenere nessuno. L'Italia e gli italiani dovrebbero chiedere di non inviare più nulla, perché stiamo inviando le armi solo per restare nel salotto buono, e tanto quel salotto buono è finito. Dobbiamo solo rendercene conto. Tornando al BRICS. Tra poco avranno il 90% dei paesi produttori di materie prime. Dove pensate che andiamo domani? Con questa gente qua? Cos'è che fanno le nostre industrie? Cosa trasformano? Cosa costruiscono? Con cosa? Prendiamocene conto. Vi lascio la parola. Rinaldo, se vuoi facciamo una chiusura. Sì, sono pienamente d'accordo quel salotto buono in realtà puzza di morte. Ma è una morte spirituale. Non è una morte semplicemente economica, finanziaria o di materie prime, è proprio una morte spirituale. Io credo che ci stiamo avvicinando anche ad un'altra rinascita, che è una rinascita di una nuova metafisica, perché nascerà una nuova metafisica. Ora, nella teoria ciclica, eh, cosiddetto Kali Yuga, di cui spesso ci siamo. Ne abbiamo parlato, abbiamo affrontato questo argomento, si accenna come la fase più avanzata sia esattamente quella che riguarda l'Occidente, quindi che ci riguarda ancora più da vicino. Ebbene, quella fase, nell'essere più avanzata, è anche la più vicina a una, alla rinascita. E sotto quest'ottica, io credo che, eh, pur essendo solo agli inizi di incredibili eh, sconvolgimenti, e eh, onestamente, tutto ciò lo trovo ricchissimo, di fascino, credo che stiamo andando incontro a una nuova metafisica. Ah, e credo che ad aiutarci. Sarà proprio una riconciliazione tra la fede e la scienza. È stata recentemente, non più di un anno fa, a Roma, una delle più grandi scienziate cinesi, eh, Confuciana, dove nel delineare i mondi futuri eh, ci ha anticipato che finalmente. A seguito anche di un'opera di revisionismo della scienza, eh, la fisica quantistica e confuso eh, andranno a, a sovrapporsi. E quindi anche il profilo spirituale e la dimensione oggettiva di quella quarta teoria politica o della visione multipolare la ritroviamo nel soggetto radicale. Quindi in un individuo di differenziato, in un nuovo cartografo, in un nuovo tipo di combattente che, fuori dalle regole che noi conosciamo, è già eh, nel mondo nuovo. Eh, e sta disegnando chino sulle mappe nuove rotte esistenziali per eh, entrare da protagonisti nel mondo nuovo. che si sta formando nel, nella postmodernità. Quindi, io concluderei con una speranza, che per me in realtà è una certezza, ma di poter offrire una speranza di una affermazione, sia a livello individuale, che come es componente, espressione di una civiltà, di una delle diverse civiltà, il mondo. Eh, che stiamo per vivere si disinteresserà, disinteresserà e distruggerà tutto ciò che di negativo la modernità ci ha offerto. E lascio la parola a Stefano. Stefano, so che ti rimane in ritardo. Stavo finendo di ascoltare Reinaldo. Sì, mi unisco al, al, al pensiero di Reinaldo perché, eh, come abbiamo più volte detto, questa, questo, questa rinascita viene da Oriente, no? quindi dal Celeste Impero, Tia Shan, eh, che vuol dire ciò che è sotto il cielo, quindi... Eh, sono certo che ciò che viene dal celeste impero, ciò che è sotto il cielo, ci, riaiuti, ci aiuti a riconquistare ciò che è anche sopra il cielo, che quindi sia mh, una vittoria totale, quindi una riconquista di, di quella metafisica mh, che abbiamo abbandonato qualche secolo fa. Bene. Allora, io vorrei dire una cosa molto semplice. Il sole, il nuovo giorno, nasce a est. E da est sta arrivando una nuova speranza per l'umanità. Buona serata a tutti. Grazie, buona serata. Buonasera.